Sempre nell'ambito dell'iniziativa Corto e Mangiato presso l'Istituto Alberghiero qui di Pesaro, siamo alla presenza di due rappresentanti del COSPE che ci spiegheranno intanto che cos'è il COSPE, qual è l'oggetto diciamo, di questa associazione e qual è il loro ruolo all'interno di questa associazione, e ci spiegheranno poi l'importanza dell'utilizzo dell'acqua nella nostra società. Diciamo. Sì, io mi chiamo Samantha Musarò, faccio parte del COSPE, che è un'organizzazione non governativa attiva da 30 anni, sia all'estero, in vari paesi del mondo, che anche in Italia. In particolare io in Italia mi occupo di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai cittadini, in particolare alle scuole, quindi ai giovani, e per questo la mia presenza anche oggi qui alla scuola alberghiera, proprio perché diciamo, uno degli obiettivi fondamentali è quello di diciamo, sensibilizzare i cittadini ad un uso corretto dell'acqua in primis, in maniera tale da far da diffondere tra i cittadini italiani e europei in primis, ma poi con tutte anche le comunità locali dei vari paesi nei quali collaboriamo, rafforzare il concetto di acqua come bene comune, acqua diritto di tutti, e quindi che deve essere un bene a disposizione di tutti. In particolare nell'incontro di oggi ci troviamo in una scuola, quindi porterò un po' quella che è la nostra testimonianza, soprattutto nei progetti che rivolgiamo ai giovani, facendo vedere anche dei piccoli prodotti che i giovani stessi hanno creato da diffondere tra i loro coetanei, in maniera tale da rendere anche questi messaggi un pochino da tradurli con un linguaggio un po' più giovanile. Ecco, invece il suo ruolo qual è nella... Sì, io mi chiamo Chiara Liverti e mi occupo di progetti in Swaziland, progetti di cooperazione in Swaziland, e oggi in particolare sono qui un po' a portare l'esperienza, la nostra esperienza in Swaziland rispetto ai modelli di gestione dell'acqua, proprio perché abbiamo maturato un'esperienza abbastanza importante insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni locali, per la promozione di modelli di gestione dell'acqua che siano sostenibili, che siano pubbliche, che siano partecipate. Un po' le stesse battaglie, le stesse lotte che si combattono in Italia, in Europa, che si combattono in questa parte del mondo, cerchiamo di supportarle anche nelle parti del mondo dove questa battaglia ha bisogno di supporto. Ecco, e secondo la vostra esperienza, insomma, la vostra azione sta ottenendo dei risultati, cioè la gente si sta sensibilizzando effettivamente su un corretto uso dell'acqua, oppure ancora il lavoro è duro? Diciamo che di strada ce n'è ancora tanta da fare, anche perché, come abbiamo sentito dagli interventi di questa mattina, l'Italia per esempio in Europa è uno dei paesi che usa di più le acque in bottiglia. Già questa è una prima sfida. In verità le acque, l'acqua pubblica, l'acqua del rubinetto è sottoposta a tantissimi controlli, molto di più di quella della bottiglia, quindi già questa potrebbe essere un primo passo. Sicuramente oggi si parla molto di più di questo, si parla molto di più di diritto, molti di più di accesso libero, di... Due anni fa è stato fatto un referendum importante che ancora non ha trovato insomma concretizzazione, sì. Quindi un po' di strada ancora ce n'è da fare. Bene, e grazie per questa testimonianza e in bocca al lupo per la vostra attività.